Ciao a tutti, bentrovati o benvenuti sul canale. Auguri di buon anno. Volevo farveli prima che l'anno finisse, ma non sono riuscita con i vari impegni che avevo e quindi ve li faccio ora che siamo al 2 di gennaio. Va bene, così. Allora, video finalmente dei prodotti finiti casa perché devo assolutamente svuotare tutto perché è strapieno. E quindi cominciamo l'anno nuovo con i prodotti finiti dell'anno scorso. Sono forse un mese e mezzo che non giro questo video. So che piace sempre a tutti perché tanti trovano degli spunti, come piace anche a me vedere quello degli amici perché trovo sempre delle idee e dei consigli che trovo molto utili. Per prima cosa vi faccio vedere le candele che ho terminato in questo mese e mezzo. Adesso ne ho in uso altre due che sono abbastanza natalizie. Però queste le ho finite nell'ultimo mese e mezzo. Allora, Yankee Candle Golden Autumn, una fragranza molto fiorita, più autunnale che invernale, ma molto molto piacevole. E queste le avevo comprate tutte con gli sconti del Black Friday, ma dell'anno praticamente di 2 anni fa. E mi sono tornate ovviamente utili. Di solito le Yankee Candle le compro sempre e solo in sconto. Ultimamente poi sono andata nella mia cereria Sgarbi e ho trovato le stesse identiche fragranze e oserei dire che sono candele gemelle della Princess Candle, quindi probabilmente abbandonerò un po' le Yankee Candle se non le trovo in sconto perché sono identiche, stessa profumazione, stessa forma, stesse candele, insomma. Poi anche questa mi è piaciuta molto, questa è una classica, la Twin Light Light, e questa vabbè, questa è molto natalizia, è tutto bruciato sopra perché poi alla fine la faccio andare praticamente fino all'ultimo, quindi alcune si sporcano, altre non si sporcano, non so bene come mai. Altra fragranza, qua però non è bruciata benissimo perché alla fine adesso l'accendo, vedete ce n'è ancora un bel po' dentro. Però non mi rimane più accesa, probabilmente lo stoppino si è accorciato tanto, vabbè comunque queste poi le scioglierò e le rimetterò in un'altra candela e tutti i barattoli comunque li tengo perché li trovo comodissimi per metterci i pennelli da trucco e vabbè poi per altre cose, ovviamente togliendo l'etichetta sono dei barattoli neutri che potete riutilizzare per qualsiasi cosa, anzi può essere carino, magari l'anno prossimo, visto che toglieremo l'etichetta, rimane solo Yankee Candle, ma ci possiamo mettere una decorazione, magari metterci dei biscotti o dei regali fatti da noi per le amiche, così riutilizziamo anche il vasetto. Allora, questa fragranza è Vanilla Lime, è buonissima, molto fresca, ci sento anche appunto un po' di, come se ci fosse del latte, è veramente molto molto buona, peccato che non si è bruciata tutta. Ci sono dei difetti anche nelle candele di marca e questa è l'ultima ed è praticamente invece bruciata fino alla fine quasi, cioè anzi direi sì, e è alla profumazione dei sali minerali, sali marini, insomma, questa è buonissima ed era anche molto molto intensa, aveva un colore azzurro bellissimo e questa lo riutilizzo sicuramente per metterci i miei pennelli da trucco. Bene, eliminate le cose fragili prima che mi si spacchi tutto. Qui abbiamo una serie di tanti articoli, sempre i soliti, sempre ormai diciamo i classici che uso. Come questo, lo sapete che per me il Fabuloso è il migliore, uno dei migliori. Sto utilizzando adesso un ammorbidente del coccolino, giusto quello. Sì, è il coccolino, quello dell'orsacchiottino, sì. E intenso, e sono buonissimi, erano in offerta alla Tigotà settimana scorsa o 2 settimane fa, ne ho presi di scorta 5 o 6 e devo dire che lasciano un profumo quasi più intenso del Fabuloso, buonissimi. Poi quando li finirò nel mese, nel prossimo video ve li farò vedere. Questo vabbè è il solito classico vaniglia orchidea, sempre buono, sempre intenso per me. Sono sempre i migliori. Poi
Finita questa candeggina delicata, data 5, non ricordo se l'ho presa all'Eurospin o se l'ho presa all'MD. Non la utilizzo chiaramente come candeggina, perché sapete che la candeggina delicata non toglie le macchie, la uso per pulire i pavimenti, la uso per pulire il lavello della cucina, l'aggiungo come additivo nella lavatrice. Non trovo molta differenza tra queste e quelle di marca, quindi quando c'è l'offerta o quando trovo comunque delle candeggine delicate a dei prezzi accettabili le compro. Buona, cioè per quello che l'ho usata io, benissimo. Allora, questi erano i famosi ammorbidenti della SIA con i quali mi sono trovata benissimo. Questo, mamma mia, ha un profumo molto molto intenso, aloe e peonia bianca, e infatti rimaneva anche sui capi, rimaneva in maniera ovviamente più delicata di come lo hanno usate dal barattolo, però sono molto molto buoni. Li sto finendo e poi rifarò sicuramente un ordine su SIA. Se volete rivedere il video, ve lo lascio poi nelle schede di qui o di qui, non so mai come funziona. Ho finito anche questa candela, ma non ho più trovato il vasetto, quindi non lo so. L'avevo trovata in offerta al Tigotà, una marca che non conoscevo, ma che ho scoperto molto molto piacevole. Bolsius, sono. È una marca che fa sia candele, sia profumatori per cassetti, sia profumatori per ambiente. L'avevo trovata in sconto, ne ho comprate di due tipologie, una alla mela verde e questa che è al legno, profumi di legni, Bois, no, Oudwood, sì, ok, ce la facciamo. Questa l'ho portata in ufficio e devo dire che il profumo era veramente molto molto buono. Molto intenso, mi sono proprio piaciute. Non erano a bassissimo prezzo, erano sui 7 euro, circa 7-8 euro le candele. Però devo dire che se cercate una candela che profuma, queste che si vendono al Tigotà effettivamente profumano molto. Non ho più il vasetto, non so più che fine ha fatto. Poi Conad disgorgante gel con candeggina, questo è sempre buono, io mi trovo bene e quindi lo compro quasi sempre. Altro, ho fatto fuori un sacco di ammorbidenti, ho lavato un sacco. Ammorbidente concentrato, seta e aloe vera. Anche questo, il profumo mi piace di meno di quell'altro, però comunque. Ecco, se alcuni prodotti di Sial non ve li avevo menzionati nell'altro video, non è perché non fossero validi, è perché li trovavo comunque uguali a quegli altri che uso normalmente, quindi non vi ho detto che anche quelli erano buoni. Comunque sono tutti buoni. I miei prodotti preferiti ve li ho elencati in quel video se vi interessa. Ritorniamo sempre a noi, magnolia e lavanda, profumo buonissimo, sempre il top. Ah, che scemo, ho preparato qua un sacchetto per metterci le cose, le metto dentro, sennò qua sul tavolo poi non mi ci sta. Excusez-moi. Cominciamo a svuotare un po'. Poi, favoloso, ve l'ho detto, peccato ne ho comprata una referenza sola perché non ce n'erano più. Favoloso, 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 questo è da ricomprare, ne compro 10 litri. Buono, 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 buono. Igienizzante, elimina calcare, protegge la lavatrice, protegge i tessuti. Per me è tutto, tutto, tutto vero. Devo rifare l'ordine da Sigar. Questo per me era un top, cioè è un top. Siamo sempre qui, di passaggio con Fabuloso. E anche qua, anche questo, Tresor. Buono anche questo, ma preferisco l'altra profumazione. Poi cosa abbiamo? Abbiamo degli stracci che non c'entrano niente. Ho consumato una svalangata di detersivi da lavastoviglie, 1, 2, 3, eccoli qua tutti nella loro bellezza, Finish, erano in offerta, Finish Quantum, buoni. Il detersivo per la lavastoviglie cerco sempre di acquistarlo quando è in offerta perché ne consumo veramente tanto, perché voi sapete che io non lavo i piatti a mano. E non li laverò mai, cioè, o meglio, cerco di non lavarli. Dual Power Flamingo, anche questo è uno dei miei preferiti dell'anno 2022 che ho scoperto. Io lo trovo solo ed esclusivamente al Penny Market. So
che in tante città si trova anche all'Eurospin. Da me non c'è mai, solo al Penny Market. E infatti quando vado al Penny ne faccio scorta. Questo io lo utilizzo per i bianchi, ha una profumazione ottima, pulisce benissimo. Veramente proprio molto molto buono. Al Penny trovo solo ed esclusivamente la Flamingo e forse ce n'è un'altra, ma non sono sicura. Comunque quella che trovo più spesso è questa. E come sapete, anche di questo non posso più farne a meno, che è quello per i capi neri ed è favoloso, favoloso. Altro top dei detersivi scoperti nel 2022 che non lascerò più. Questo, che è nato per lo stesso identico lavoro, non è buono quanto questo, a mio parere. Questo per me è il top. Ho finito comunque anche questo perché non avevo più questo e era in offerta ed ero alla Tigotà e me lo sono comprato. Poi, vabbè, ve lo lascio qua perché è finito un boggettino di olio essenziale all'arancia dolce che metto nel vaso da notte che avete visto sulla stufa perché lo uso come diffusore, come non diffusore, umidificatore dell'aria quando la stufa è accesa. Mia mamma si straccia le vesti, ma io ho trovato in una vecchia casa dei vasi da notte che mi piacciono tantissimo e ce li ho in giro per la casa. Ovviamente, mia mamma ha dei ricordi legati che non sono propriamente piacevoli perché loro lo usavano per ben altro. Io lo uso come vaso dei fiori e come umidificatore e mi piace tantissimo. Questo l'ho finito tutto nell'umidificatore della stufa. Finiti. Questo l'ho finito. Sì. Finiti questi profumatori per la Glade, quelli piccolini. E qui c'ho anche la ricarica che è finita. Alla profumazione vaniglia e alla profumazione avventure oceaniche, che sono dentro qua. Comunque molto buoni. Mi piacciono questi profumatori. Ce li ho sparsi un po' in tutta la casa. E vanno bene. Finito anche invece quello per il profumatore più grande, mi piace tantissimo. Questo ce l'ho sulle scale e attenta alla vita di ogni persona in casa mia perché ogni quarto d'ora parte. E quindi, se sei qui in casa da solo che non senti rumori, tanto senti psh, psh, e tutti si spaventano. Soprattutto la Lucia che pensa che ci sia qualcuno che la vuole far fuori. Questo è buono. Profumo di pulito. Sono tutti buoni. Tutti, tutti buoni. Questo è finito. Pensavo di metterci di più, invece. Finito Dixan piatti. Vi avevo detto che non lavavo i piatti a mano. Ne ho sempre uno di scorta. Questo secondo me arriva ancora dalla casa delle vacanze. Comunque, soprattutto in queste vacanze, dove abbiamo avuto tante persone a pranzo, invitati e quant'altro, la lavastoviglie non bastava e quindi il Mauri si è dedicato al lavaggio piatti e quindi abbiamo finito questo che era aperto da un po'. Ultimo, 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 favoloso ammorbidente concentrato. Devo dire che questi penso siano abbastanza nuovi. Delicatezza d'origine vegetale, flacone in plastica 100% riciclata. Questi, secondo me, sono ancora più buoni dei classici. Mi piacciono tantissimo, 98% di agenti ammorbidenti di origine naturale, sono buonissimi, buoni, buoni, buoni in tutte le loro profumazioni. Ne ho provato anche un altro che sto usando adesso, mi piacciono tanto e quando li trovo in sconto, li prendo. Beh, ragazzi, pensavo di avere più roba, invece era tanto voluminosa, quindi vi saluto. Il prossimo appuntamento sarà il video dei prodotti beauty e lì ce ne sarà per un bel po' di più di qua, con italiano veramente perfetto. E che altro dirvi? Spero che stiate godendo di questo momento di riposo per chi è in vacanza, io fortunatamente lo sono. Oggi ritorna la Lucia dai 3 giorni che ha passato sulla neve con l'oratorio ed è stata un'agonia farla partire perché quando parte lei
sempre in ansia perché ha sempre paura di non conoscere nessuno, perché erano 150 ragazzi, 3-4 oratori tutti insieme. Poi alla fine si diverte sempre un mondo e quindi quando torna è entusiasta al massimo e mi piacerebbe fare un video tutte le volte che parte per ricordarle che comunque quando si torna ad esperienze del genere è sempre bello e anche se si ha magari qualche timore prima di partire, perché lei ha un carattere molto timido e riservato, poi alla fine l'esperienza ti dà molto molto di più di quello che ti aspettavi. Ma vabbè, vedremo. E quindi oggi ritorna lei, saremo ancora qualche giorno in vacanza, forse andremo a trovare anche Pietro in Valtellina e poi si ricomincia con tutto il tran tran. Sapete che, non so se capita anche a voi, ma nonostante io nelle vacanze abbia più tempo a disposizione, faccio molta fatica ad organizzarmi. Avrei tempo per fare, che ne so, un sacco di cose, anche molti più video, ma tra una cosa e quell'altra, il tempo dilatato e ci si alza un po' più tardi e si fa colazione con calma e poi leggo un pochettino e così, il tempo, non che lo sprechi, però insomma, diciamo che mi frutta di meno. Ma va bene anche così. Come al solito mi dilungo sempre nelle mie chiacchiere, io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video. Ancora gli auguri di un sereno 2023, io il mio augurio ve l'ho messo sui social e anche su un post, non faccio nessun programma. Non auguro niente di particolare a nessuno perché può capitare sempre di tutto a tutti. Quella che diciamo il mantra che mi sono fatta e che vorrei così condividere con voi è proprio di guardare le piccole cose di ogni giorno della nostra quotidianità e guardarle con occhi diversi, con occhi ricchi di stupore. In modo che ci sia sempre qualcosa di bello anche in una giornata normale. Ora vi saluto perché è entrato qualcuno, non so chi sia, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!